Allora, nuovo progetto che come vedete si chiama La Ruota dell'Anno, che è praticamente il complementare delle 13 lune. Pari pari al 13 lune che dove avevamo fatto presentazione e fasi lunari, in questo caso vi faccio presentazione e la Ruota dell'Anno, proprio in generale. Allora, innanzitutto, questo progetto si svolgerà ogni volta che ci sarà un sabba, quindi non sarà ogni mese, ma sarà 8 volte all'interno proprio di tutto l'anno. Cioè i prossimi 8 video e viene appunto dedicato ad ogni singolo sabba. Dunque, che cos'è la ruota dell'anno? La ruota dell'anno è proprio una ruota che è stata proprio concepita come una ruota che racchiude all'interno gli 8 sabbat che sono presenti o sabbat che sono presenti all'interno di un anno e che si dividono in 4 sabbat minori e 4 sabbat maggiori. Allora, i 4 sabbat minori sono gli equinozi e i solstizi. Quindi abbiamo solstizio d'inverno, Iule, equinozio di primavera, Ostara, Iule o Iul, equinozio di primavera, Ostara, o c'è chi la chiama anche festa di Eostre, però questo lo vedremo poi più avanti. Solstizio d'estate, Lita, ed equinozio d'autunno, Mabon o Maben. E poi ci sono i 4 sabbat maggiori, che sono invece le festività che si alternano agli equinozi e i solstizi. Quindi abbiamo Samhain fra Mabon e Iule, o Samhain o Samhain o tutti gli altri 24 miliardi di nomi. Poi fra Iule e Ostara c'è Imbolc, fra Ostara e Lita c'è Beltane o Beltane o Beltan, e fra Lita e Mabon c'è Lugnasad o Lammas. La ruota dell'anno è un concetto in realtà molto antico che è stato scoperto in realtà in praticamente la maggior parte di tutte le culture, perlomeno maggiori pagane, ed è sempre stato concepito in questo modo. È ovvio che in ogni singola cultura cambiavano i nomi delle festività, cambiavano le date, cambiavano le tradizioni, cambiavano i costumi, cambiavano le figure adorate durante la singola festività, però il modo di concepire la ruota dell'anno è sempre stato lo stesso, proprio come una ruota, quindi come un ciclo che praticamente non si spezza mai. Ci sono due modi di rappresentare la ruota dell'anno, in senso orario e in senso antiorario. La maggior parte delle ruote dell'anno, la mia compresa, quella che ho fatto io, ha le festività in senso orario, però ruota in senso antiorario, perché ad esempio se siamo a Mabon, qui c'è Somwin, devo girarla in senso antiorario per poterla far girare. Altre seguono invece senso orario e quindi tutte le festività sono messe in senso antiorario. Quindi qui c'è Mabon, dall'altra parte c'è Somwin e per poter girare, io vi sto facendo vedere tutto il contrario, vero? Mannaggia. Allora, in senso orario, aspettate. Scusate, le festività poste in senso orario. Allora, dal vostro punto di vista e non dal mio, qui c'è Mavon, qui c'è Somwin, per girare devo fare così, quindi giro in senso antiorario. Se invece le festività sono poste in senso antiorario, io devo girare in senso orario, quindi abbiamo qui Mavon, qui Somwin e quindi giro in senso orario. E la ruota gira in senso orario. Scegliete voi cosa preferite, cosa non preferite, come preferite considerarla, cioè non è che cambia molto, solo perché alcuni tengono ad essere puntigliosi sul fatto che deve girare in senso orario, deve girare in senso antiorario, ma secondo me come la percepite meglio? Io la percepisco in senso, mettendo le festività in senso orario, quindi tutte le volte girandola in senso antiorario. La ruota dell'anno in realtà ha un problemuccio grossino in realtà su quando inizia la ruota dell'anno, perché la maggior parte delle tradizioni concorda su quale sia il capodanno pagano, quindi dove inizia effettivamente con la ruota dell'anno, altre invece assolutamente no. Allora, i tre capodanni principali che ho visto in giro per il mondo sono tre. Il più gettonato è Samhain, quindi la notte di Samhain scatta l'anno pagano, è come se Samhain fosse il capodanno praticamente, quindi capodanno pagano. Ed è la tradizione, il capodanno più diffuso a livello di tradizioni. Poi c'è chi fa partire invece la ruota da Iule, perché considera Sabba come il Sabba di Samhain come la fine di tutto e Iule l'inizio di tutto, quindi è la notte di Iule, è Iule che è il capodanno e non Samhain.
Poche tradizioni, ma ci sono, considerano invece che sia Beltane o Beltane l'inizio della ruota dell'anno, e quindi a Beltane, Beltane, la notte di Beltane, Beltane, che è diametralmente opposto a Samhain, scatta l'anno pagano. Vedete voi cosa preferite. Nel mio progetto è Samhain, il capodanno pagano, perché io l'ho sempre percepito come l'inizio di qualcosa, e quindi anche i video partiranno da Samhain in avanti. Mentre invece altri partono da Yule e altri appunto partono da Beltane o Beltane o Beltana. Ok? Poi, a livello di significato per i Sabba, di differenza con i significati con le lu delle lune, perché allora, quando vi spiegavo, e vi spiego ancora adesso perché non è ancora finito il progetto mentre voi vedete questo video, mentre vi spiego che cosa sono le lune, le singole tradizioni, bene o male. Le tradizioni legate alla luna di un determinato mese sono più o meno le stesse, nel senso che il senso generale della luna rimane quello. Cambiano i nomi, cambia qualcosina, ma in generale rimane quella l'idea principale. Mentre invece per quello che riguarda i Sabba ci sono proprio delle diversità a livello proprio di anche tradizioni e di concezione. Per esempio c'è chi dice che Samhain è la festa dei morti, c'è chi dice che è la festa di qualcos'altro, c'è chi dice che è scusate, la festa della dea Crona, saggia e anziana, c'è chi dice che è la morte del dio, c'è chi dice che è il periodo buio, bla bla bla. Tenterò di mettere tutto insieme e di spiegarvi a tutto tondo che cos'è Samhain, che cos'è Yule, che cos'è Imbolc e bla bla bla. Ok? Allora, detto questo, finisce questa premessa sulla ruota dell'anno. Io vi lascio un bacione, noi ci vediamo dal prossimo video che sarà poco prima appunto di Samhain, proprio per parlare di Samhain, e vi auguro una buonissima giornata. Ciao!